Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Quando arriva Natale o Pasqua si ripresenta il dilemma e anche talora il patema d'animo delle confessioni, come da tempo vi invito a fare. Vi sottopongo un breve esame di coscienza in vista della soluzione che sarà poi nell'atto penitenziale. Vi rubo qualche minuto, ma poi lo potrete recuperare evitando di andare a confessarvi privatamente. Il mistero pasquale consiste in tre verbi: soffrire, morire, risorgere. Tre verbi che non possiamo separare se vogliamo rimanere nel mistero pasquale. Ma in realtà che cosa succede? Non riusciamo o non vogliamo fare il grande passaggio, da notare che Pasqua significa passaggio. Passaggio da a che cosa? Appunto dalla sofferenza, dalla morte alla risurrezione, qui sta la forza del mistero pasquale. Tutti soffrono, chi più chi meno, tutti muoiono, ma quanti pensano che risorgeranno? Ma non sta qui il punto, pensare e credere nella risurrezione oltre la morte fisica. Il problema reale sta nel fatto che già in questa vita il credente è chiamato a realizzare il mistero pasquale, ovvero il passaggio dalla passione morte alla risurrezione. Cerchiamo di essere un po' concreti perché il nostro esame di coscienza possa essere più stimolante, un vero esame, un esame sul nostro comportamento, o meglio ancora su ciò che precede il nostro agire, cioè il nostro modo di pensare, di vedere le cose. L'agire dipende dalle nostre idee, dalle convinzioni che ci facciamo. Quante volte, ad esempio, ecco una domanda cruciale: credo in ciò che faccio e perciò agisco di conseguenza, convinto che anche le sconfitte possano servire a raggiungere la meta. Il meglio sta in un cammino di vita che è fatto di incomprensioni, umiliazioni, crisi di fede. Ciò nonostante, si deve continuare a camminare, ad agire tendendo al meglio. Quante volte vado oltre una cosa che sul momento ritengo negativa, ma che invece potrebbe costituire un passo in avanti nel cammino della fede e nel cammino esistenziale. Certo, non è facile avere uno sguardo così ottimistico della vita. In fondo la speranza che cos'è? Spero in una vita migliore, già qui. Ma come posso sperare se sono negativo in tutto e non so compiere il passaggio verso il meglio? Vedete, la natura dovrebbe insegnarci qualcosa. Dalla natura da sempre presente il mistero pasquale, il chicco di grano che marcisce sottoterra per poi germogliare e farsi spiga, che cosa ci insegna? E le stagioni non sono forse quattro passaggi che sembrano ripetersi ogni anno, ma che in realtà segnano un cammino? Ho l'impressione che ogni anno arrivi la Settimana Santa e che il giorno di Pasqua sia come una parentesi molto breve per poi tornare nella vita di passione di ogni giorno. Non so quanti vivono quotidianamente il passaggio dalla morte alla vita, intendendo per morte la sofferenza, la disperazione, l'umiliazione, le contrarietà, i disagi. Come li superiamo? Con quale spirito di fede? Con quale coraggio? Con quale speranza? Forse il peccato più grosso di noi credenti è quello di non essere positivi. Il bene c'è ed è possibile. Qui sta la nostra incredulità, non dare valore alle nostre possibilità di bene. E le possibilità, diceva un grande poeta, sono quasi infinite. Mortificarne anche una sola è già un peccato. Commettiamo una mancanza ogni qualvolta rimaniamo fermi, tradendo così la possibilità di fare un passo in avanti dalla passione e morte alla risurrezione. Questa è la Pasqua di Cristo,
Questa è la nostra Pasqua, se riusciamo a trasformare ogni seme in un germoglio e in una pianta carica di frutti, magari per chi verrà dopo di noi. Fratelli e sorelle, il Signore Gesù, morendo sulla croce, ha distrutto il nostro peccato e, risorgendo dei morti, ha ricreato la nostra innocenza, invitati alla mensa del suo sacrificio redentore, riconosciamoci bisognosi della salvezza che solo Lui può donare e invochiamo con fiducia la sua infinita misericordia. Tu, Figlio di Dio, che ti sei caricato delle nostre sofferenze e dei nostri peccati, Kyrie eleison. Tu, Figlio dell'uomo, che ti sei fatto obbediente fino alla morte di croce, Kyrie eleison. Tu, Figlio unigenito del Padre, che hai voluto essere innalzato da terra per attirarci a te, Kyrie eleison. Ed ecco la soluzione. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Tu ci rinnovi, o Padre, per la beata passione del tuo unigenito fatto nostro fratello, conserva in noi l'azione della tua misericordia, perché, celebrando questo mistero, ti offriamo in ogni tempo la nostra vita per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nella unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. La domenica che introduce la Settimana Santa, detta anche autentica, presenta come due volti apparentemente diversi, quasi in contrasto tra loro, un volto di passione e un volto di gioia. Il volto di passione lo si nota nella messa cosiddetta del giorno, quella di questa sera che anticipa domani, e poi quella di domani mattina. Invece un volto di gioia nella messa solenne, con la benedizione dell'ulivo, la processione, con il racconto dell'entrata di Gesù in Gerusalemme. Quindi due volti che sembrano totalmente diversi. In realtà dovremmo andare oltre e scoprire il vero atteggiamento, stato d'animo di Gesù che sta per affrontare la sua morte, ma in vista della sua risurrezione. Morte e risurrezione non sono in contrasto, ma aspetti complementari, ho spiegato anche, no? Con l'esame di coscienza. La risurrezione passa attraverso la morte e la morte porta alla risurrezione. Gesù parlava di un chicco di grano che per crescere diventa spiga e diventare spiga, prima però deve marcire sottoterra. L'Evangelista Giovanni, nel suo Vangelo, parla della croce come gloria. La croce è già illuminata dalla risurrezione. Hanno ragione quei pittori che presentano la croce immersa in una grande luce. Così dobbiamo leggere gli avvenimenti riguardanti gli ultimi giorni di vita di Cristo. Così li hanno descritti gli evangelisti. È vero che nei racconti della passione di Gesù c'è un forte senso di dolore, ma nello stesso tempo sono già contenute la speranza e la certezza della risurrezione. E pensare che a narrare quei fatti sono stati gli stessi apostoli che avevano abbandonato e tradito il loro maestro. Erano tutti fuggiti, tranne Giovanni, chi a destra e chi a sinistra. Pur rivivendo anche la propria vigliaccheria, essi hanno poi rivissuto quei momenti come una liberazione. Non è vero che, come loro pensavano, in quei giorni tragici Cristo si era lasciato catturare per farsi uccidere, pronti e decisi poi a testimoniarlo fino a dare la loro stessa vita come maestro. Chi non si sente commosso alla lettura della passione di Cristo? Quando ero piccolo mi chiedevo perché Pilato avesse ceduto al ricatto dei capi ebrei e del popolo da loro istigato. Sapeva che era innocente e poi è venuto meno alla giustizia. Ogni anno era la stessa storia.
Quando sentivo la condanna mi veniva un senso d'angoscia, speravo che almeno quell'anno Pilato potesse cambiare idea. E al momento della condanna di Gesù tornavo uno sconforto e poi pensavo, se Pilato avesse prosciolto Gesù, che cosa sarebbe successo? Mistero. Come mistero, e lo sarà sempre, che tutto l'apostolato attivo del Messia si sia limitato a pochi anni dalla sua esistenza, 4 o 5. Forse anche di meno. Come? Il Figlio di Dio si è incarnato per donare al mondo solo pochi anni della sua esistenza. Ma ce ne rendiamo conto? Certo, ha vissuto pochi anni a contatto con la gente, ma con grande intensità. Ma ecco la domanda, perché Cristo ha scelto di farsi crocifiggere? Ma nello stesso tempo possiamo chiederci che senso avrebbe avuto una morte naturale? Ogni martirio ha un qualcosa che lascia un segno del tutto particolare. I martiri ci affascinano più dei testimoni che muoiono di morte naturale. Forse per questo talora certe malattie vengono presentate come se fossero un martirio. Sta di fatto che, mistero sì, mistero no, il Figlio di Dio è morto sulla croce. E sta di fatto che in quel tragico martirio, pur avvolto nel mistero, è stata una libera scelta oppure no, l'umanità intera si sente coinvolta. Qui non si tratta di un eroe che muore sul campo di battaglia, si tratta di un innocente che subisce il più grande torto della storia. Attenzione, Cristo non subisce un processo ingiusto, non subisce, Lui se lo fa proprio. Lo assume in tutta la sua tragedia umana, nell'umiliazione di innocenti sopraffatti dalle ingiustizie sociali, nell'impotenza di milioni di essere sfruttati dai prepotenti, nella voglia di riscatto di milioni di poveri sulla terra. Ecco perché Cristo non si ribella. Lo poteva fare benissimo, ma non l'ha fatto. Altre volte era riuscito a non farsi condannare a morte. Si era dileguato, aveva trovato una via di fuga. Certo, non ha voluto morire per un incidente qualsiasi, ha invece voluto sottoporsi a un processo coscientemente, in libertà. Gli studiosi della Bibbia fanno notare una cosa, sembra che Cristo sia stato trascinato dagli eventi, quasi costretto a subire ogni cattiveria umana, sembra. In realtà è Lui il regista della sua stessa passione morte, Lui dirige gli avvenimenti. Potete capire allora che cosa significhi affrontare la morte in libertà, coscientemente, prendendosi quasi gioco del potere iniquo? E si può anche affrontare la morte non perché uno dice ecco sono qui, prendetemi, anche sapendo i rischi a cui va incontro. E questo è veramente la grandezza di una persona che lotta, sapendo i rischi. Sta qui tutto ciò che gli studiosi chiamano l'ironia del quarto Vangelo. Mentre gli uomini condannano Gesù, in realtà ad essere condannati sono loro. Mentre il potere sembra prevalere sul bene, in realtà è il bene a dare scacco matto al male. Il vero vincitore non è il potere che mette sulla croce Cristo, ma è Cristo che dà scacco matto al potere. Come a dire, ogni bene che compi è come tirarti la zappa sul piede ogni male che compi. Questo i malvagi non lo sanno, non vogliono saperlo, non imparano mai la lezione. Mai, mai, mai. Eppure la storia dovrebbe insegnare, no? Tutti sono finiti male, tutti, dal primo all'ultimo, no? Si continua ancora. Chissà perché. Anche noi ci lasciamo prendere dallo sconforto quando il male vince, eppure dovremmo sapere che ogni vittoria del male è una sconfitta. Prima o poi, magari in questi momenti, ecco anni e anni, ecco magari saremo sconfitti apparentemente dal potere malvagio, ma prima o poi ne usciremo. È il male ad essere sconfitto. Il bene, più lo reprimi, più esplodi in un altro bene.
Il massimo è quando la morte, che a noi appare come il male supremo, si trasforma in una risurrezione. Non sto dicendo che sia facile accettare una legge simile, per amor del cielo. Chi soffre non sempre pensa al bene che potrebbe derivarne. Andate a dirlo, no? Ecco, chi subisce umiliazione tutti i giorni, facile predicare, no? Una tragedia per noi è una tragedia, ed è istintivo gridare contro Dio che permette certe atrocità. E poi diciamola tutta, ci sono momenti così tristi che sembrano durare troppo, 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 contro ogni sopportabilità umana. Questo è il problema, sembrano durare troppo. E allora ci chiediamo se non esista un limite anche a soffrire. Io se quando me la prendo con Dio, non me la prendo perché male esiste il male, esiste la guerra, no. È perché le cose durano troppo. E allora dico, oh, adesso basta, no. Fa qualche cosa tu, metti un limite alla pazzia degli uomini. Metti un limite. Che esistono i pazzi, e beh, insomma, fa parte un po' della storia. Ma che i pazzi non durino troppo a fare del male alla gente. Allora, Padre Eterno, tirali su, no, magari accanto a te non mi interessa, ma quello che vuoi, poi. Ci chiediamo fino a quando possa durare una crisi che mette in ginocchio un mondo intero. Fino a quando può durare una crisi? Ma fino a quando? C'è un limite. Noi non possiamo sopportare oltre. Ci chiediamo se per avere un po' di pace in questo mondo sia proprio necessario fare una guerra. Ci chiediamo se per avere qualche diritto sia necessario protestare per anni e anni, subendo nel frattempo ogni sorta di male da parte del potere inflessibile e disumano. Se poi c'è di mezzo la Chiesa, allora ci chiediamo quale sia il vero Dio. Entrando nella Settimana Santa, non possiamo non porci a qualcuno di questi interrogativi. Sentiremo leggere i brani della Passione di Gesù, giovedì santo, venerdì. Rivivremo i suoi momenti più tragici. E ci sentiremo coinvolti in tutte le nostre miserie umane. Ci sembra che Dio sia vicino a noi, nel suo figlio che ha sofferto, più nella sua passione che nella gioia della sua incarnazione. No? Così ci sembra di rivivere questi giorni, anche se è chiaro, come lo dicevo all'inizio della messa, dobbiamo fare il grande passaggio. Ma nello stesso tempo ognuno di noi fa parte dell'umanità. Ognuno di noi fa parte dell'umanità, io certe volte ancora mi arrabbio quando noi, ecco, viviamo questi momenti della Settimana Santa, giovedì e venerdì, come se fosse un momento quasi individuale. Conosco gente che va a vivere questi giorni, magari chiusi in un eremo, no, e in una chiesina, eccetera, eccetera, appartati. Ma oh, ma noi facciamo parte dell'umanità, Tu non devi sentire vicino il Cristo che soffre per te, basta. Oh, sono contento, ho vissuto bene la Settimana Santa, ho pregato, come se fosse una questione personale, individuale. Il nostro dolore non è che una goccia del dolore di tutta l'umanità. Ci sentiamo Chiesa che soffre, ci sentiamo umanità che soffre. Come non sentirci perciò corresponsabili del male che c'è su questa terra? Quanto vorrei che questa settimana fosse come un bagno di corresponsabilità in tutti i sensi. L'umanità è umanità e non ha barriere. Quando dico umanità, meno male che il Papa, ecco, parla di umanità, no? Forse la prima volta. Umanità, quante volte, no? Se voi fate caso alle parole che dice, quante volte entra umanità, umani, siamo umani. Siamo cittadini del mondo. Siamo credenti senza un proprio Dio. Dio sulla croce si è come staccato da un pezzo di terra, non per elevarsi dalla terra, ma per abbracciare l'universo. Mi chiedo che senso possa avere anche quest'anno la Settimana Santa, se poi ne usciremo più razzisti di prima, più razzisti di prima, più cattolici di prima. È uno sbaglio uscire dalla Settimana Santa più cattolici di prima. Io penso che dopo tante prediche, non capisco quello che dico, ecco, c'è sempre qualcuno che è un po' tonto e non capisce quello che dico. Cattolico. La Settimana Santa deve essere come un bagno di umanità.